sotto l'imperatore Diocleziano, si scatena una tra le più feroci persecuzioni che i cristiani abbiano mai subito. Tra i condannati rientra il diacono Sossio, incarcerato dal proconsole della Campania Dragonzio per le funzioni religiose che celebra nonostante i divieti. Gennaro, vescovo di Benevento, viene a conoscenza dell'accaduto e vuole portare conforto a Sossio, rinchiuso in una cella Pozzuoli. Quella che intraprende è una missione in incognito. Ci sono figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia. Sono diventate icone, oggetti di culto, venerati da milioni di fedeli in tutto il mondo. Eppure di loro si sa poco, a volte pochissimo. Il vescovo Gennaro rientra certamente in questa categoria e forse ne è diventato il simbolo. Gennaro è Napoli e Napoli è Gennaro. Un santo che si identifica tout court con una città e una città che ha sempre legato il suo nome a questo santo patrono. Invero, il culto affonda le radici nella storia tardo-antica della città stessa. Fu nel 431 che il vescovo Giovanni trasferì le reliquie nelle catacombe di Capodimonte, che oggi appunto si chiamano catacombe di San Gennaro. Lì si trova la prima rappresentazione di Gennaro, una pittura parietale tardo-antica nella quale il santo è rappresentato al centro, con l'aureola, di due figure femminili, una più grande e una più piccola. L'affresco raffigurante San Gennaro tra le due donne del V secolo ci introduce nel fenomeno del culto dei santi sviluppatosi dal III secolo in poi. Io eviterei accostamenti forzati tra il santo e divinità pagane, così come eviterei anacronismi impropri. È superato ormai dalla storiografia recente quella vecchia visione che voleva il santo come successore degli dèi. Cioè una concezione che vedeva nella santità cristiana il retaggio e la trasformazione della religione pagana.
santo cristiano diventa una figura esemplare per il suo martirio, ma nello stesso tempo, in un'epoca, appunto quella del III, IV secolo, definita l'età dell'angoscia, l'uomo in queste profonde trasformazioni vede nel santo, oltre che la figura esemplare, anche l'amico, il compagno invisibile, il protettore, l'intercessore. Ecco, in questo periodo il santo viene appunto visto come il patrono sia individuale che anche collettivo della comunità, di una città. Da questo punto di vista, ecco, l'affresco ci riporta a questo significato. La scritta Sancto Martire Januario, cioè al Santo Martire Gennaro, significa l'affidamento fiducioso a San Gennaro delle due defunte. Gennaro nasce nell'anno 272, in un sabato del mese di aprile. Nulla invece si sa del luogo, ma secondo una tradizione tramandata dalla Chiesa Beneventana è da collocare proprio nella città sannita, dove Gennaro sarebbe divenuto vescovo. Ancora più scarse sono le notizie che riguardano la sua famiglia. Anche se si concorda sull'origine povera del santo, probabilmente orfano di madre. È certo che la sua venerazione ha origini antiche, forse addirittura risalenti all'epoca del martirio, che alcune fonti datano al 305. È importante distinguere la realtà storica di un martire dal racconto del suo martirio. In realtà, per molti martiri dell'antichità, si ignorava l'identità precisa e si conosceva talora soltanto il luogo del martirio, la tomba e il giorno del martirio, come poi era attestato nei calendari. E allora, per sopperire a tale silenzio delle fonti, si ricorreva a un racconto spesso infarcito di motivi comuni, di ingredienti appunto favolosi, ma lo scopo del racconto era quello di edificare i fedeli, di celebrare il santo. La vera storia sta invece nella documentazione archeologica, nella documentazione liturgica e letteraria.
In queste catacombe, all'inizio del V secolo, ci fu un avvenimento straordinario, cioè il vescovo Giovanni I operò la traslazione, il trasferimento del corpo di San Gennaro, cioè dei resti del santo, dall'agro marciano, cioè dall'area flegrea, qui alle falde di Capodimonte. E immediatamente questi ambienti subirono una monumentalizzazione, una trasformazione, per cui la tomba del santo divenne il fulcro appunto della devozione dei napoletani, che qui appunto venivano a chiedere intercessione, a chiedere grazie. Gli storici collocano a metà del IV secolo la nascita del culto delle reliquie, una nuova sensibilità religiosa che scorge nella venerazione del corpo del santo potenzialità taumaturgiche. E per questo motivo le spoglie di San Gennaro sono soggette, nel corso dei secoli, a numerosi spostamenti. Al termine di quello che può considerarsi un viaggio lungo e tormentato, dopo essere state custodite a Benevento e nell'abbazia di Montevergine, le reliquie giungono finalmente a Napoli. Corre l'anno 1497. Al di sotto del presbiterio della cattedrale di Napoli si trova uno dei luoghi più importanti per l'arte e la devozione di San Gennaro, la Cappella del Soccorpo, detta anche Confessione di San Gennaro o Cappella Carafa. La cappella venne commissionata dal potente cardinale Oliviero Carafa nel 1497. Il cardinale riuscì a riportare le spoglie del santo da Montevergine e quindi decise di realizzare un luogo degno per celebrare la memoria e la fede nei confronti di un santo che riteneva fondamentale per la storia stessa della cristianità. Il progetto, verosimilmente, venne legato al nome di uno dei massimi protagonisti della tradizione architettonica del tempo, Donato Bramante. Il cardinale era infatti un finissimo committente e decise di realizzare alcuni dei massimi capolavori del tempo. La Cappella del Soccorpo non è da meno. Qui operarono la bottega di Tommaso e del figlio Giovan Tommaso Malvito, che probabilmente operando su un progetto di Bramante realizzò uno spazio rinascimentale finissimo e di grande impatto. Ancora oggi la cappella è caratterizzata da un lessico classicheggiante di altissimo livello, dove al centro si ritrova la statua, rappresentazione puntuale e realistica della devozione, della fede e dell'importanza proprio del cardinale. Il cardinal Carafa viene infatti rappresentato in ginocchio, col volto orientato verso l'altare dove sono custodite le reliquie di San Gennaro. In
Invero, il cardinal Caraffa fu uno dei massimi mecenati del periodo. Infatti, uscendo dalla cappella del Soccorpo, ed esattamente nel transetto destro della cattedrale, si conserva l'Assunzione della Vergine, dipinta proprio per il cardinale dal grande Perugino. È un'opera molto importante dal punto di vista storiografico. Venne realizzata verosimilmente tra il 1508 e il 1509 e la sua importanza è legata al fatto che grazie a un disegno del Pinturicchio noi oggi sappiamo che venne modellata su esempio dell'Assunzione Vaticana, il dipinto che Pietro Perugino nel 1483 aveva realizzato per Sisto IV per concludere i lavori della Cappella Sistina, un dipinto oggi non più esistente perché venne distrutto da Michelangelo nella realizzazione del Giudizio Universale. Le passioni dei martiri sono interessanti sia per, diciamo, la figura del martire, ma sia anche per il valore e il senso che appunto potevano avere per i fedeli. Posso richiamare appunto alcuni testi martiriali, quelli più antichi, più fededegni, per esempio il martirio di Policarpo. Policarpo che a 86 anni viene invitato dal magistrato a abiurare e a maledire Cristo e lui risponde: ma come posso io a 86 anni bestemmiare chi io ho seguito per tutta la vita? E proprio nel martirio di Policarpo troviamo la testimonianza della festa della commemorazione del martirio, perché appunto leggiamo la cura dei resti mortali di Policarpo e anche la menzione del giorno natalizio, cioè il giorno del martirio del santo. E troviamo anche la motivazione di questa festa per celebrare e ricordare quanti hanno lottato prima e per l'esercizio e l'addestramento di quelli che dovranno lottare successivamente. Nel corso dei secoli successivi diventerà anche questo fenomeno della liquefazione anche oggetto di aspre polemiche, di interpretazioni appunto diverse. Subentra anche a partire dal 400 una valenza divinatoria del fenomeno, per cui l'avvenuta liquefazione o la sua mancanza determina un pronostico favorevole o sfavorevole per la città. Questa manifestazione della liquefazione assume, diciamo, un valore importante per la città di Napoli, soprattutto in certi momenti precisi della sua storia. Può essere il momento del 1856, può essere il momento del 1799, ad esempio
con la venuta dei francesi e con la Repubblica Napoletana, quando appunto il miracolo di San Gennaro avviene, appunto il 22 di gennaio, quando le truppe francesi stanno arrivando a Napoli, e c'è la protesta in certo qual modo, per esempio, che quasi San Gennaro sia favorevole alla rivoluzione. San Gennaro è diventato giacobino, si legge in qualche testo, va bene. Ecco, nel corso dei secoli la vera reliquia del santo è appunto soprattutto quella del sangue, con appunto il fenomeno delle liquefazioni che avvengono a maggio o a settembre o talora anche in altre date importanti o significative. Nel 1601, per tutelare e valorizzare la figura del santo, i notabili della città danno vita alla celebre Deputazione di San Gennaro, una commissione laica di 12 membri a lui totalmente dedicata. La tradizione e il rapporto straordinario che c'è tra la città e questo miracolo sono esemplificati dal reliquiario delle ampolle. Uno che conserva per tre quarti il sangue del santo, l'altro invece quasi del tutto vuoto, poiché Carlo di Borbone, quando fu nominato re di Spagna, portò con sé il contenuto della seconda ampolla. Le ampolle sono oggi conservate e chiuse a chiave nell'altare della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro. La Real Cappella di San Gennaro è uno dei monumenti barocchi più importanti della storia dell'arte italiana e venne realizzato in un lungo periodo grazie alla volontà e all'impegno del popolo napoletano, a cui ancora appartiene e che l'amministra attraverso la Deputazione. A partire dal 1527, per via della pestilenza che aveva sconvolto Napoli e delle eruzioni del Vesuvio che avevano creato grandi problemi, il popolo napoletano fece il voto di costruire una cappella ancor più grande e magnifica dedicata proprio a San Gennaro, se il santo fosse intervenuto per difendere la città. Alla cappella si accede attraverso la cancellata realizzata da Cosimo Fanzago nel 1665 e immediatamente ci si immerge in uno spazio sontuoso e decorato da grandi affreschi, da pale d'altare e da interventi scultorei di altissimo livello. È un vero e proprio tesoro dell'arte del Seicento e ancora oggi la Deputazione dedica a questo luogo grandi interessi ed importanti restauri. La storia degli interventi pittorici è molto articolata. Intorno al 1620 si propose a Guido Reni la realizzazione degli importanti interventi pittorici. Il celebre pittore bolognese venne però intimorito dalle minacce di importanti pittori napoletani. La Deputazione decise allora di scegliere un altro nome e di rivolgersi al bolognese Domenichino, al tempo uno dei protagonisti della Felsina pittrice.
A partire dal 1630, il Domenichino impegnò le sue forze nella realizzazione prima degli interventi ad affresco, delle volte e dei pinnacoli della cappella, e successivamente rivolse la sua attenzione alla realizzazione delle pale d'altare, dei grandi oli su rame che ancora oggi decorano gli spazi della Real Cappella di San Gennaro. Per poter permettere l'aderenza dell'olio alle grandi lastre di rame, il Domenichino, sulla base delle tecniche nordiche già importate in ambito bolognese, utilizzò un film oleoresinoso che permetteva l'aderenza stessa dei sontuosi colori ad olio. Domenichino morì prima di poter terminare gli interventi decorativi nella Real Cappella di San Gennaro. E infatti la decorazione della cupola fu realizzata nel 1643 da Lanfranco. Nel Paradiso, il Lanfranco ebbe la capacità straordinaria di recuperare la luce della grande tradizione emiliana che proveniva direttamente dal Cinquecento e dall'arte di Correggio e di unirla a uno spazio architettonico nuovo, introducendo alcuni elementi caratteristici dell'arte barocca. Le figure dei santi, degli angeli e dei devoti che affollano le nuvole al di sopra della cupola sono oggi un simbolo stesso della grande tradizione e della grande devozione della città di Napoli nei confronti di San Gennaro. Viale che avvolge il corpo. La mitra gialla sulla testa. I lampi e il fumo che fuoriescono dalla fornace. La luce che descrive i volti dei legionari. Questi sono solo alcuni dei punti e dei passaggi del grande olio su rame che tra il 1643 e il 1646 realizzò Giuseppe de Rivera, pittore di origini spagnole, detto infatti lo spagnoletto in ambito napoletano, uno dei massimi protagonisti della produzione pittorica del Seicento europeo. Giuseppe de Rivera ebbe la capacità di unire il realismo della tradizione del siglo d'oro con le novità che studiò nel contesto italiano,
in particolare la pittura caravaggesca, che scoprì proprio a Napoli, nei decenni in cui fu uno dei protagonisti indiscussi della produzione pittorica cittadina. Giuseppe de Rivera fu maestro di moltissimi artisti napoletani, in particolare dello Stanzione, che fu l'unico altro pittore partenopeo che collaborò ed operò negli interventi decorativi del periodo proprio nella Real Cappella di San Gennaro. Giuseppe de Rivera ha la capacità di sviluppare una pittura raffinatissima, uno spazio sontuoso in cui si muovono i corpi inebriati dalla luce. Un cielo azzurrissimo nella parte superiore, appena toccato dal fumo della fornace, dove volteggiano gli angeli, simbolo di quella benevolenza divina che avevano permesso a Gennaro di uscire illeso dalle fiamme della fornace. Oltre agli interventi pittorici realizzati dai diversi artisti e dedicati alle storie del santo, la Cappella di San Gennaro conserva un universo di statue e di opere in oreficeria. Sono inoltre presenti nella cappella, compresa la sacrestia e la cappella della Concezione, 54 busti reliquiario, tutti completamente in argento, sempre raffiguranti santi patroni della città, e sempre di scuola napoletana, tra i quali spiccano le attribuzioni a Lorenzo Vaccaro, Giuseppe San Martino e Andrea Falcone. Francesco Solimena realizzò il nuovo altare maggiore in porfido, completato nel 1667, che incornicia il pagliotto d'argento raffigurante la traslazione delle reliquie del santo da Montevergine a Napoli, opera del Vinaccia, eseguita tra il 1692 e il 1695. Tutta la cappella è contornata da una serie di 19 sculture bronze, che vede in quella centrale, posta dietro l'altare maggiore, l'immagine di San Gennaro seduto del 1645, un'immagine che sembra quasi dirigere gli altri 18 compatroni nella difesa di Napoli dalla fame, dalla crisi, dalla peste e dall'ira del Vesuvio.
L'anno 1527 è un anno terribile per Napoli, devastata dalla peste, assediata dalle truppe francesi del comandante Lautrec, che perirà anche lui per la peste. E il 13 di gennaio di quell'anno gli eletti della città, cioè i reggitori della città, fanno voto davanti a un notaio di costruire una cappella che possa contenere degnamente le reliquie del santo. È la reliquia per eccellenza dell'epoca moderna del santo, vale a dire le fiale del sangue, oggetto appunto del fenomeno della liquefazione periodica. Quel voto è della città, non è della chiesa, per cui si crea poi nel corso del tempo, nel 1601, la deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro, una deputazione formata dai vari rappresentanti dei sedili di Napoli, sono 12 rappresentanti, 2 per ogni sedile. E da quel tempo si comincia a costruire sulla navata destra del Duomo la grande Cappella del Tesoro. Questa deputazione fino ai giorni nostri ha mantenuto la sua autonomia, è presieduta dal sindaco della città, appunto dall'Ottocento in poi, e governa quella che è appunto la vita della cappella. Accanto al Duomo di Napoli ha sede dal 2003 l'allestimento del Tesoro di San Gennaro, una delle più importanti e prestigiose collezioni del mondo di oggetti di oreficeria, testimonianze di arte sacra, argenti e preziosi. Il tesoro vanta una collezione unica nel suo genere e che è il frutto di una stratificazione incredibile di doni che vennero inviati o realizzati a Napoli grazie alla devozione di San Gennaro. Nel tesoro di San Gennaro si conservano per esempio oggetti di oreficeria legati alla tradizione medievale e commissionati dalla famiglia Angioina. Una testimonianza molto importante è il reliquiario del sangue che venne realizzato nel 1305 per volontà di Roberto d'Angiò.
Era stato concepito in relazione anche al busto reliquiario di San Gennaro, bellissimo oggetto realizzato da maestri orafi del sud della Francia e che oggi trova posto all'interno della Real Cappella di San Gennaro. Altri oggetti provengono da periodi diversi della tradizione e dell'arte europea. Per esempio l'incredibile collana, che è stata realizzata componendo diversi doni dei regnanti d'Europa e che sovente decora il busto reliquiario dedicato al santo. O ancora l'incredibile mitra gemmata, realizzata su commissione della deputazione da Matteo Treglia nel 1712 con ben 3692 pietre preziose. Era stata ideata per decorare il busto reliquiario di San Gennaro e la commissione della deputazione volle che l'opera fosse realizzata entro un anno, altrimenti non sarebbe stata pagata. La più antica testimonianza letteraria relativa a San Gennaro di Uranio, autore dell'opuscolo sulla vita e la morte di San Paolino di Nola, ci presenta una identikit di Gennaro, il primo appunto nella storia, cioè Gennaro, vescovo e martire, illustra la chiesa della città di Napoli. Ecco, dal 432 in poi, effettivamente Napoli e Gennaro e San Gennaro sono legati indissolubilmente e questo legame si rafforza nei secoli successivi. A partire dal 400 le fiale di sangue con il fenomeno della liquefazione in date stabilite, diventa l'emblema, diventa anche il palladio della città, diventa il centro appunto per cui Napoli è considerata la città del miracolo. Sotto l'imperatore Diocleziano si scatena una tra le più feroci persecuzioni che i cristiani abbiano mai subito. Tra i condannati rientra il diacono Sossio, incarcerato dal proconsole della Campania Dragonzio per le funzioni religiose che celebra nonostante i divieti. Gennaro, vescovo di Benevento, viene a conoscenza dell'accaduto e vuole portare conforto a Sossio. Quella che intraprende è una missione in incognito. Lungo il percorso che li conduce a Pozzuoli, Gennaro e i suoi compagni di viaggio
sono bloccati dalle guardie del proconsole Dragonzio, che ne ordina la condanna a morte durante un pubblico spettacolo. Ma il popolo insorge, identifica in Gennaro tutti i cristiani perseguitati e non è disposto ad accettare altro sangue. Sebbene impressionato dal sommovimento popolare, il proconsole non desiste e si limita a spostare l'esecuzione in un luogo più sicuro, la Solfatara di Pozzuoli, dove i prigionieri saranno decapitati. Secondo la leggenda, durante il cammino una donna di nome Eusebia avrebbe seguito Gennaro, nascondendo sotto l'ampia veste un oggetto che i soldati non potevano vedere. Un oggetto destinato alla venerazione dei fedeli per 2000 anni a venire.